Amici di Udinese TV, vi consiglio di far visita a Villa Dora. Siamo a San Giorgio di Nogaro. Ed ora ci troviamo in Piazza della Chiesa numero 13, sempre a San Giorgio di Nogaro, da Bottega Amica. Il lockdown ci ha messi tutti a dura prova e come la maggior parte delle persone ho provato dei momenti di ansia e di difficoltà che ho cercato di affrontare come affronto tutti i problemi della vita e quindi da guerriera quale sono. E ho cercato di trovare tutte le energie per dare un'offerta comunque ai miei clienti e quindi ho fatto dei video che ho postato su Facebook e ho fatto quello che faccio quotidianamente, ho fatto il mio lavoro manifestando la mia passione e sono rimasta stupita nel ritorno che ho avuto perché ho visto che a me mancavano i clienti e io mancavo a loro ed è stato bello capire che quello che io do per scontato, i tessuti piuttosto che il taglio dei pantaloni, la composizione di vari abiti eccetera, è stato apprezzato dai clienti e che non devo dare niente per scontato e che quindi il mio ruolo è molto importante. Adesso vi faccio vedere un attimo come si svolgerà la vendita in assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, in assoluta tranquillità, deve essere molto piacevole l'acquisto. Dunque, abbiamo due camerini per cui proviamo in assoluta tranquillità. Poi, finita la prova, diciamo, nel caso in cui il cliente non acquisti il capo, con questo prodotto che è igienizzante ed è certificato HACCP, per cui andiamo in assoluta sicurezza. Si nebulizza e quindi il futuro acquirente può provare e acquistare il capo in assoluta tranquillità. Io questo lavoro lo vivo non solo come una professione, ma proprio come una tra le passioni della mia vita e cerco di trasmettere sempre questo. Voglio che il cliente sia a proprio agio quando entra, si trovi a casa sua e sa che post vendita comunque c'è un ritorno, nel senso che se c'è qualcosa che non va io ci sono, non mi dimentico di loro. Io cerco di cogliere sempre la personalità di chi mi trovo di fronte e di accontentarlo, non insisto mai. E magari provo a spingere verso quello che piace a me o che vedo che possa star bene al cliente e tante volte quando si guardano allo specchio seguendo il mio consiglio vedo che dallo sguardo ho azzeccato. Io come brand ho la 70, la Gas, poi ho anche la 1970 che è la linea sport della 70 e ho la Roberta Puccini da donna, da uomo ho 70 Gas e Notting Hill e diciamo che è un abbigliamento casual e può essere anche alle volte da cerimonia. La moda è di tutti, ma lo stile è unico, per cui non è detto che se in un dato momento va al pantalone corto e largo tutte o tutti debbano indossare quello, per cui bisogna sempre un po' contestualizzare e bisogna seguire la moda però senza snaturare l'essenza delle persone. All'uomo non deve mai mancare la camicia, secondo me, e alla donna non deve mai mancare una giacca, seppur informale, però una giacchina col suo jeans e il décolleté fai sempre bella figura, secondo me. Il negozio è aperto dal martedì al sabato, gli orari sono dalle 9 alle 12.30 e a giorni alterni dalle 15.30 alle 19.30 oppure alle volte dalle 16, ma sempre fino alle 19.30. Mi trovate su Facebook Bottega Amica di Smilzotti Clara e anche su Instagram bottega.amica015. We'll be right back.
Massimiliano, parlami di questa fantastica biblioteca qui in Villa d'Ora. Ma dunque, è una biblioteca molto viva che propone tantissime attività e non aspetta solo che il pubblico arrivi, insomma, nella sede, ma cerca di fare anche attività che in qualche modo raggiungano e spingano il pubblico non solo a venire a prendere i libri, ma anche a partecipare a attività culturali, animazioni per i ragazzi, e spettacoli, concerti. So che quest'estate sarà un'estate ricca di eventi, a partire dal cinema all'aperto. Sì, c'è il cinema all'aperto, ci sono spettacoli teatrali e narrazioni per i bambini e tante attività anche per gli adulti, insomma, concerti, danza, balli, insomma, cose di questo genere. Un occhio di riguardo alle famiglie e ai bambini, ci sono degli spazi dedicati proprio a loro? Sì, la caratteristica di Villa d'Ora è di avere una grande sezione dedicata ai ragazzi. È una sezione morbida perché è piena di divani e di spazi a misura di bambino e quindi è il luogo dedicato proprio all'infanzia e lì avvengono anche le letture delle volontarie di Nati per Leggere, che sono proprio rivolte ai bambini più piccoli e con l'idea che i bambini fin da subito imparino ad ascoltare le storie e portino con sé l'importanza del libro, insomma. Adesso conosceremo un'altra bellissima realtà del nostro territorio, il Friuli Venezia Giulia. Ci troviamo a San Giorgio di Nogaro e tra poco conosceremo il presidente di Cantieri Marina San Giorgio. Caro Davide, raccontaci questa azienda, l'azienda Cantieri Marina San Giorgio. Questa azienda nasce nel 1973 da un'idea di un gruppo di imprenditori pordenonesi che devo dire è stata lungimirante, perché in quegli anni non era facile pensare a un'antica da diporto, sia come vacanza che come servizi, come lavorazioni. Hanno iniziato questa avventura nel gennaio del 73, hanno costruito un capannone subito, hanno poi iniziato a dragare una vecchia ancia del fiume dove è situata adesso la marina, hanno poi costruito altre cose. Quali sono i servizi che date qui ai Cantieri Marina San Giorgio? La nostra particolarità è che qualsiasi cosa serve una barca noi la diamo con i nostri dipendenti diretti. Noi abbiamo il nostro direttore tecnico che qualsiasi esigenza lui la prende, la esegue, e qualsiasi cosa devi parlare solo con una persona. Per noi questo è un impegno sicuramente, ma anche un motivo di orgoglio, perché abbiamo la situazione sotto controllo. Chi sono i vostri clienti? 60% extra tra tedeschi e austriaci, iniziano ad esserci anche parecchi della Repubblica Ceca, svizzeri e poi italiani che possono andare da Milano, friulani, veneti. Perché contattare Cantieri Marina San Giorgio? Qualsiasi cosa serve per una barca noi siamo in grado di darla e darla direttamente. Darla con un buon servizio, con una buona personalità e nei tempi che gli armatori necessitano. Caro direttore, come si sta in questa fantastica marina? Ma direi che l'ambiente si presta particolarmente ad un soggiorno piacevole, i servizi per quanto riguarda la marina sono notevoli e possono dare qualsiasi tipo di comfort. Quanto è importante il territorio per questa marina? Ma direi che è molto importante il territorio in questa marina, in primis per poter contrastare la concorrenza dei paesi vicini. Quindi noi dobbiamo usufruire del nostro potenziale tecnico per poter portare qua i clienti e soddisfarli. In un aggettivo, come descrive questa marina di San Giorgio? Tecnicamente preparata e bella da vedere e da soggiornare. Finalmente siamo sulla Driani Spa Boat. Caro dottor Stocco, lei è l'armatore di questa imbarcazione, ma come le è venuto in mente di creare una spa galleggiante? Per una passione e anche perché per creare il vero benessere che si crea solo in mare col sale, talassoterapia. Il mare dà una sensazione di libertà. E di benessere. E dunque vivere il benessere in mare è il massimo, il top. E ho trasformato questa barca in una spa boat. Questa è la demo di altre barche che sto progettando per il futuro. Cosa possiamo dire del presidente di Cantieri Marina? Beh, io sono il cliente più vecchio che ha, sono più di 37 anni che sono in questa marina. La mia ex attività era qua di fronte, non è un caso. Questa è una delle marine come servizi, una tra le più eccelse che per me dell'Adriatico, e dopo qua la barca è in acqua dolce, dunque per la barca ha dei benefici.
ha dei vantaggi, perché quando si risale i motori si lavano con l'acqua dolce. Senti Davide, un consiglio per fare una bella uscita in barca, però io non sono possessore di barca. In Friuli-Venezia Giulia certamente potrai trovare chi fa servizio charter. È una buona idea per utilizzare la prima volta la barca, per vedere se la passione nasce, per vedere se si è in grado di sostenere i costi, che sono importanti anche questi lati. Il primo passetto è noleggiarla e vedere cosa ti crea stare in mare, cosa ti crea la barca. Finalmente siamo arrivati anche in via Giovanni da Udine numero 30 nel grande mondo Trilli, il mondo dei giochi, ma non solo, perché per giocare tocca anche studiare. Trilli è un'attività che è nata 10 anni fa e da un anno ci siamo spostati in questa nuova location. Diciamo che è stato un sogno nel cassetto mio che si realizzava, perché era tanti anni che cercavo un'attività del genere in cui, diciamo, far crescere un po' la mia fantasia, e l'abbiamo trovata e da qui è nato Trilli. Noi trattiamo il party dal bambino, anzi dalla nascita, diciamo prima che nasca, quindi con i baby shower, e poi arriviamo alla nascita, al battesimo, compleanno, comunione, cresima, matrimonio, tutto quello che può essere appunto la festa. La festa che viene gestita sia dalle nostre ragazze che fanno animazione, abbiamo delle educatrici esperte che si occupano di questo servizio, più da altre persone esterne tipo il mago, chi fa lo spettacolo delle bolle di sapone, o altri artisti in base alla richiesta del cliente. Noi abbiamo un pubblico anche, diciamo, di fascia dai 10 anni in su, quindi dalle medie superiori, e diciamo che mi danno molte soddisfazioni, nel senso che si crea un certo rapporto di quasi complicità con questi ragazzi. Qual è l'articolo che da voi non deve mai mancare? Tutto quello che riguarda la cartoleria e soprattutto il gasello per gonfiare i palloncini per le feste. Noi siamo punto 7 Point, quindi da noi puoi trovare qualsiasi cosa della 7, e se non è presente in negozio possiamo fartela arrivare in tempi abbastanza brevi. Poi diciamo che abbiamo anche altre marche come Ispac, Invicta e tanti personaggi del momento, che possono essere le LOL, possono essere Me Contro Te, possono essere i Gormiti, gli Avenger, l'Uomo Ragno, quindi tante cosette. In determinati periodi dell'anno abbiamo determinate scontistiche che arrivano dal 40 al 50% su uno zaino, quindi penso che sia un buon risparmio. Tra poco si ricomincerà la scuola, però parlando di diari, esiste ancora il diario segreto? Certo che esiste il diario segreto. Diciamo che la maggior parte sono le ragazzine a chiederlo, dalla bambina, dai 7 anni, così, quando iniziano a scrivere, o per scrivere appunto la funzione di diario segreto, per farsi fare le dediche dai loro amici, le loro amiche o amici. Però anche il maschietto, ci sono determinati gadget e diarietti segreti con particolari cose appunto per i maschietti, e quindi anche quello è un articolo che va per loro. Noi forniamo libri testo a partire dalle elementari, non solo del nostro paese ma anche di qualsiasi comune qui limitrofo, e arriviamo fino alle superiori o università. I libri di testo da noi puoi acquistarli sia nuovo che usato. Al nuovo abbiamo il 10% di sconto sotto forma di buono sconto spendibile in cancelleria, giocattoli o articoli di parte, quindi i nostri articoli. Invece ritiriamo libri usati e li paghiamo poi in contanti ai nostri clienti una volta venduti, e li vendiamo al 40% del prezzo di copertina, sempre aggiornato, quindi il cliente anche ci guadagna qualcosina rispetto a quando l'aveva acquistato lui. Potete contattarmi tramite telefono oppure sui social, noi siamo presenti sia su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, Twitter, quindi e WhatsApp. Insomma, è impossibile non trovarvi. Sicuramente sì. E anch'io da Trilli ho trovato il mio giocattolo preferito, il dinosauro. Mi raccomando, Udinese TV, guardalo anche tu. E adesso andiamo a conoscere i titolari della Bar alla Posta, in via Roma numero 30, sempre a San Giorgio di Nogaro. Cara Federica, intanto vi ringraziamo per averci aperto le porte del vostro locale alla Posta. Insomma, raccontami qualcosa di questo locale. Il locale è un locale storico, e noi l'abbiamo preso ormai da quasi un anno. Siamo molto soddisfatti. Ma cosa è che vi piace del vostro lavoro? Il contatto con la gente, sicuramente, con tutti i nostri clienti. Un duro lavoro, perché fai tante ore, ma tutte ripagate, ecco.
un pregio e un difetto di tuo marito Omar? Pregio è una spalla destra a cui non posso rinunciare. Difetto è un po' pignolo, tipo mi stuzzica sempre. Per questo lavoro la pignoleria serve, caro Omar. Assolutamente, assolutamente. Sì, io essendo abbastanza pignolo, ci sono delle cose che devono andare nel senso in cui dico io. Sì, cioè, raccontami come nasce la passione per gestire questo locale. Ma niente, noi dopo 7 anni di esperienza che abbiamo fatto in Germania, l'Italia, San Giorgio ci ha richiamato e abbiamo preso l'occasione di prendere in gestione questo bar qua, che comunque ci ha sempre dato una sensazione, mi piacerebbe prenderlo, sarebbe bello. Sembrava una cosa scritta, che dovevamo entrare qua dentro. Quali sono i servizi che date? Allora, noi offriamo il servizio di pranzo, colazioni, abbiamo l'affittacamere, quindi pernottamento, aperitivi, poi facciamo anche musica dal vivo i sabati sera, cerchiamo di organizzare, di tenere vivo il paese. È conosciutissima anche la vostra petta. La petta, sì, la petta adesso è abbastanza conosciuta, cominceremo a fare delle consegne probabilmente anche a scuola. È un simbolo, è diventato un simbolo del bar con l'ape. Adesso voglio sapere anche da te, tanto tua moglie non ci sta ascoltando, almeno così sembra. Un pregio e un difetto di tua moglie? Allora, mia moglie, io qui, perché me lo fate dire adesso? No, qua senza di lei io qua non potrei, cioè da solo non ce la farei a gestire tutto quanto. È il mio punto di forza, ecco, è il mio punto di forza, non è solo una spalla. Difetti, è una rompiscatole. Cromar, qual è il vostro punto di forza? Cerchiamo di lavorare molto con i prodotti del territorio, dal vino al caffè, ai salumi, i formaggi che usiamo. Cerchiamo di lavorare molto con i prodotti a chilometri zero. Voi avete diversi spazi, sia interni che esterni. Avete anche un esterno molto molto carino. Sì, abbiamo avuto quest'anno, ringrazio il sindaco che ci ha dato questa opportunità di avere una bella terrazza estiva. La gente ha apprezzato moltissimo il fatto di sedersi in centro paese, mancava un locale dove si poteva sedersi fuori. Anche perché grazie ai grandi spazi interni si possono organizzare anche le feste di laurea, feste di compleanno, qualche festicciola anche aziendale. Certo, tutto. Noi siamo sempre a disposizione comunque, per anche buffet. Martina, dimmi qualcosina dei tuoi titolari. Sono persone fantastiche, persone vere, genuine e con tanto amore. Un aggettivo per descrivere il bar alla posta? Accogliente. E allora Omar, possiamo fare anche un brindisi adesso? Tanto per le camere ci pensi tu dopo, posso fermarmi a dormire? Come no, volentieri. Quante camere avete qui? Sei camere. Quindi, diversa tipologia anche? Diversa tipologia, sì, singole, doppie, una tripla. Quindi io oggi prenderò una tripla, visto che sono a BB, sono abbondante. va bene, dai, beviamo l'aperitivo. Aperitivo per gli amici di Udinese TV, dal bar alla posta, cin cin. Salute. Lo facciamo sempre solo per voi, eh. Poi se volete venire a brindare con noi, San Giorgio di Nogaro, in via Roma numero 30, e naturalmente tanta simpatia, tanta convivialità in questo locale storico, ma molto molto accogliente. Cos'è la cosa più bella che ti piace di Villa d'Ora? Ma diciamo le persone che ci lavorano e che ti accolgono, e poi gli spazi, perché la bellezza non la si dà mai per scontata, no? E la bellezza fa nascere altra bellezza, quindi è un piacere lavorarci e penso che sia un piacere anche per le persone frequentarla. Come possiamo contattarvi e come possiamo partecipare agli eventi di Villa d'Ora? Ma diciamo che il modo più semplice è quello di raggiungere il sito della biblioteca o i canali social, Facebook, che è molto, molto visitato, molto conosciuto, insomma. Un aggettivo per descrivere questa biblioteca? Un aggettivo per descrivere questa biblioteca: aperta. E tra poco conosceremo la nuova Sguassero, che grazie alle sue lavorazioni è presente in tutto il mondo.
arrivati in viale Enrico Fermi, sempre a San Giorgio di Nogaro, Nuova Sguassero. Cos'è e quando nasce? La Sguassero, diciamo che nasce nel 1956 da un'idea del fondatore, il commendator Norino Sguassero, in provincia di Milano, più precisamente a Paderno Dugnano. Il commendator Norino Sguassero, originario e nativo di San Giorgio di Nogaro, attaccato fortemente al territorio, ha voluto, dopo pochi anni dall'apertura del sito di Milano, aprire anche a San Giorgio di Nogaro, qui nella zona industriale a Ussacorno, dove oggi è alla Nuova Sguassero. La sua, diciamo, il pioniere commendatore è stato poi coadiuvato dal figlio Paolo Sguassero e dalla sorella Giola Sguassero per portare la Sguassero fino al 2012 ai più alti piani del, diciamo, del mondo della vetroresina. Quali sono i vostri servizi? I nostri servizi sono impianti, chiavi in mano ai nostri clienti che partono dalla progettazione alla costruzione e all'installazione. Serviamo un servizio, diciamo, a tutto tondo ai nostri clienti. Cara Martina, adesso siamo nel capannone della produzione. Produzione tubi, per esattezza, sì, che consta di 5 linee produttive, coprendo tutta la varietà di diametri che possiamo fornire. Quindi andiamo da tubi di 15 mm di diametro fino ad arrivare a 2 metri. Spiegami questa fusione tra le bobine di vetro e la resina. Intanto la resina, che resina è? Allora, la resina può essere di varie tipologie. Partiamo da un'isoftalica comune a vinile esteri più o meno pregiate. Vengono scelte in base al progetto e soprattutto al tipo di fluido che ci passerà all'interno. Quindi hanno varie resistenze chimiche a diverse sostanze e resistenze anche alla temperatura di esercizio. Le resine vengono, durante il processo di produzione, le fibre di vetro vengono impregnate in vaschetta con questa resina poliestere e poi vengono avvolte elicoidalmente su degli stampi rotanti con un determinato angolo di avvolgimento che determina poi la resistenza meccanica della barra. E questa, diciamo, la reazione poi di catalisi vera e propria è una reazione che avviene da sé, quindi senza andare ad aumentare la temperatura o quant'altro, e impiega alcune ore, poi dipende dal diametro chiaramente, dallo spessore della barra, e dopodiché a polimerizzazione effettuata si può procedere con l'estrazione del mandrino e quindi poi la tornitura, presatura del tubo. Senti, cos'è che ti piace del tuo lavoro? Il mio lavoro mi piace che quando vedo, diciamo, dei prodotti realizzati che ho venduto, sono sinceramente felice e orgoglioso del lavoro svolto. Anche perché i vostri prodotti sono presenti in tutto il mondo? Sì, i nostri prodotti sono presenti in tutto il mondo. Abbiamo installato, mediante aziende partner o main contractor, come possono essere il gruppo Eni o il gruppo, diciamo, Technip, Tecnimont, le nostre tubazioni in giro per tutto il mondo, tutti i 5 continenti. Senti, qual è il vostro fiore all'occhiello? Il nostro fiore all'occhiello è il settore industriale e navale. Nel settore navale collaboriamo con la Fincantieri mediante altre aziende e collaboravamo e collaboriamo ancora tutt'oggi con la Mitsubishi, Kawasaki, gruppi di questo tipo. Mentre nel settore industriale collaboriamo con tutti i più grossi gruppi nella fase, diciamo, industriale, come possono essere i power plant con Edison, la Siemens, oppure nel settore chimico con la Caffaro di Tor Viscosa o altre realtà chimiche in Ungheria e in Slovacchia, e poi con il nostro settore, diciamo, principale, che sono anche questi main heaters che si vedono per le torri di raffreddamento con tutti i più grossi gruppi in cui partecipano in questo determinato ramo di industria.